Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura la pagina dedicata alla sanità, parlando di questa quarta ondata del Covid, che sta colpendo soprattutto i giovani, aumentano i positivi anche nelle scuole. Pescara, non fa eccezione, come spiega ai nostri microfoni l'assessore alla pubblica istruzione Gianni Santilli. Ascoltiamo Paolo Renzetti. Assessore, aumentano i casi di positivi nella nostra regione, anche a Pescara, ma soprattutto oggi la fascia di età più colpita è quella giovane. Tornano anche i casi nelle scuole. Qual è la situazione a Pescara per voi che monitorate quotidianamente proprio il movimento degli studenti? Allora, ci sono delle differenze da fare. Certi casi stanno aumentando a Pescara, in modo particolare nelle scuole, però devo dire la verità. Per noi comune, che praticamente monitoriamo le scuole che vanno dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole medie, grandi, grossi problemi non ne abbiamo, tranne quelle tre classi al Fleano che ormai sono già sotto controllo, però il resto no. Quello che si sta verificando in modo particolare è purtroppo alle scuole superiori, dove magari i ragazzi, sapete benissimo che riescono, pensano di essere fenomeni su tutto, ma purtroppo le cose non stanno andando bene, quindi l'età più colpita è quella che va dai 13 ai 19 anni. C'è preoccupazione, visto che ci si avvia verso la stagione fredda e probabilmente ci sarà un ulteriore aumento dei casi. La preoccupazione è tanta e alta, le raccomandazioni vengono fatte giornalmente, bisogna continuare a non abbassare la guardia, bisogna controllare sempre il lavaggio delle mani, bisogna indossare correttamente la mascherina e rispettare il distanziamento, che sono le tre cose basilari. Proseguono intanto i controlli e i tamponi per i ragazzi allo Stadio Adriatico. Sicuramente questa è un'altra cosa importante che insieme alla ASL siamo riusciti a fare, ad aprire il centro per i tamponi allo stadio, dove i ragazzi la mattina possono andare tranquillamente a effettuare i tamponi. E allora andiamo a vedere i numeri di oggi per quanto riguarda l'avanzata del virus nella nostra regione, perché quest'oggi sono 181 i nuovi casi di positività in Abruzzo, riguardano persone di età compresa tra i 2 e gli 87 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 2574. Si tratta, di un 72enne della provincia di Chieti. I guariti quest'oggi sono 111, gli attualmente positivi in Abruzzo sono 3298, 69 in più rispetto a ieri. Di questi 84 pazienti, 6 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 11, stesso numero di ieri. Sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 3.203 positivi accertati, 102 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.297 tamponi molecolari e risultato positivo il 4,2% dei campioni. Dei casi di oggi, 51 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 46 alla provincia di Chieti, 37 a quella di Pescara e 48 a quella di Teramo. E a tal proposito, quest'oggi si è riunita l'unità di crisi regionale. In serata, al termine della riunione, il presidente della regione Marsilio ha lasciato delle dichiarazioni ai giornalisti, dove ha detto sostanzialmente che l'Abruzzo non rischia cambi di colore, almeno fino a Natale, e che la regione è al lavoro per potenziare lo screening, il tracciamento dei positivi. Ascoltiamolo. Il punto della situazione è che è sostanzialmente sotto controllo, ci sono state fatte anche delle proiezioni rispetto all'attuale andamento, insomma se non ci saranno vorticosi incrementi o insomma ondate anomale, fino a praticamente a Natale la nostra regione non rischia di passaggi di colore o restrizioni particolarmente significative, il che non vuol dire che dobbiamo stare tranquilli. Io invece approfitto dell'occasione per lanciare l'appello ad
adottare comportamenti adeguati. Purtroppo per molti l'abitudine, l'idea che essendosi vaccinati non ci si ammala, insomma fa rilassare troppi costumi, ci sono troppe situazioni di assembramento in cui vengono meno tutte le difese e con l'arrivo del freddo evidentemente si è tutti più esposti. Abbiamo registrato un aumento significativo, cioè il 25% dell'incremento di questa ultima settimana si registra nella fascia di età sotto i 13 anni, che è la fascia di età che come sapete non è vaccinata. Nella fascia di età che invece arriva a 19 c'è l'incremento è solo del 7%, è evidente che c'è una differenza. Tuttavia questi bambini, questi ragazzi poi non finiscono in ospedale, rischiano di finirci le persone invece più anziane e quindi lì c'è sempre una netta prevalenza di persone non vaccinate che finiscono in ospedale o che finiscono in terapia intensiva. Quindi noi abbiamo dato indicazioni di intensificare le campagne di tracciamento, tamponi, oggi gran parte della popolazione che si è vaccinata tende a non farlo più perché lo ritiene non necessario e poi magari scopriamo gli asintomatici quando finiscono in ospedale per altre ragioni, alcuni una quota significativa delle persone che vengono registrate come pazienti in area medica di malattie infettive sono in realtà persone che non avevano sintomi, che sono andate in ospedale per fare altri tipi di accertamenti o di operazioni e poi sono state scoperte positive ai controlli e quindi a quel punto poi vengono registrate, ma non avevano sintomi o conseguenze così gravi da meritare appunto un ricovero causa Covid. Cambiamo argomento, autonomia sostantivo femminile, questo è il nome di un progetto presentato a Pescara dai centri antiviolenza che affronta il delicato tema della violenza domestica. Accompagnare le donne vittime di violenza in uscita dalla fase di urgenza in un percorso di autonomia lavorativa e abitativa. Sono questi in sintesi gli obiettivi principali del progetto Autonomia Sostantivo Femminile, un'iniziativa promossa dall'Associazione LIAPS Laboratorio Innovazione di Pescara in partnership con l'Associazione Novissi, in collaborazione con Ananche e con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Abruzzo. Il progetto infatti è stato selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico della Regione per il finanziamento riservato a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni per la realizzazione di attività di interesse generale previste dal codice del terzo settore. Questo progetto consiste in due linee specifiche che sono l'autonomia abitativa e l'autonomia lavorativa per donne vittime di violenza in uscita dalla fase di urgenza. Sono due linee che saranno supportate da interventi specialistici sia dal punto di vista appunto dell'orientamento, la formazione e l'accompagnamento delle donne al mercato del lavoro, dall'altra parte da esperti che supporteranno le donne nel facilitare la ricerca di alloggi sicuri, alloggi a costi accessibili per chiaramente una maggiore sicurezza dei propri affetti e di se stessa. Le donne, soprattutto quelle che escono dalla fase di urgenza, hanno bisogno di riappropriarsi della loro vita, hanno bisogno nello stesso tempo di riconquistare i propri spazi e quindi di conseguenza noi vogliamo veramente dare una mano e facilitare il loro cambiamento e facilitare anche la riconquista dell'autostima in se stesse. E ora la politica. A Pescara i consiglieri comunali di centrosinistra parlano ormai apertamente di crisi di maggioranza e di conseguente blocco delle azioni amministrative del comune, auspicando un cambio di passo per il bene della città. Immobilismo amministrativo, questa è l'accusa che i consiglieri comunali di centrosinistra rivolgono alla giunta Masci, che secondo la minoranza naviga oggi a vista, senza dei veri obiettivi e portando avanti solo l'ordinaria amministrazione e tralasciando invece quelli che sono i veri problemi della città. Il centrosinistra chiede alla maggioranza per il bene di Pescara di tornare a governare, lasciando da parte liti e beghe tra i partiti. Il comune è bloccato ormai da 3 mesi.
abbiamo visto tutte le delibere di giunta approvate in questi ultimi 3 mesi, sono per la stragrande maggioranza delibere ordinarie di lavori di sommorgenza o di ricorsi di resistenze ai ricorsi per le multe, quindi sostanzialmente oggi il comune è bloccato, il consiglio comunale si riunisce soltanto per assistere alle litigate furibonde dentro la maggioranza di centrodestra, ma sul piano delle cose da fare il comune è completamente bloccato e questo sta dimostrando che purtroppo questa maggioranza sta gestendo la sua crisi interna sulle spalle dei pescheresi e facendo pagare alla città un prezzo inaudito di un blocco sostanzialmente di tutti i progetti che possono essere portati avanti. È caduto l'alibi della pandemia, perché rispetto al nulla assoluto che ha fatto questa amministrazione in questi anni, ora non ha più la scusa di dover operare unicamente o di amministrazione. Pescara è una città grande che ha tante esigenze, tanti settori molto diversi tra loro che meritano attenzione. C'è una risposta di niente in tutti questi settori e non si può più dire che purtroppo non si può operare per questa esatta limitazione. È caduto questo velo e questa amministrazione sta lasciando Pescara languire nel nulla. La città è sporca, non c'è nessun tipo di programmazione di nessun tipo, culturale, turistica, eccetera, sono settori dimenticati da questa amministrazione e anche sulle cose più semplici e più utili alla città c'è una disattenzione totale. Io penso che queste persone debbano tornare a ricordarsi che amministrano una città e devono essere attivi. Non lo sono loro, lo saremo noi. In una conferenza intitolata La destra conservatrice, quasi una ripetizione, è stato presentato il Circolo Cittadino di Nazione Futura, un movimento di idee e ispirazione per l'appunto conservatrice. Ai nostri microfoni ascoltiamo il coordinatore cittadino di Pescara, l'avvocato Fabio Di Paolo e il presidente nazionale Francesco Giubilei nel servizio di Stefano Recanati. Il nostro obiettivo è quello, da un lato, di portare avanti un'attività di carattere culturale, quindi con la presentazione di libri, di convegni, dall'altro lato di stimolare un dibattito di carattere anche politico sul territorio, portando alla cittadinanza e in particolare anche quelli che sono i partiti di centrodestra determinati non solo valori ma anche problematiche che vive il territorio con un'ottica sempre però propositiva, quindi anche con proposte per migliorare quella che è la vita dei cittadini sul singolo territorio. Un'associazione, come ha detto lei, vicino a quella che è l'area di centrodestra, l'Abruzzo, governata dal centrodestra, di che cosa ha bisogno per riconfermarsi magari? Ma l'Abruzzo è una regione governata dal centrodestra che sta facendo un importante lavoro grazie a quella che è la giunta Marsilio. Ci sono anche altre importanti città, capoluoghi di provincia, non solo, che sono governati dal centrodestra. È chiaro che la sfida principale da qua ai prossimi anni sarà anche intercettare quelle che sono le risorse del PNRR che dovranno essere spese sul territorio per cercare di portare avanti delle iniziative, innanzitutto di carattere infrastrutturale, che sono fondamentali per la ripresa economica. E poi è importante anche guardare a quelle che sono degli snodi di carattere imprenditoriale che riguardano tante piccole imprese del territorio abruzzese che in particolare negli ultimi mesi e negli ultimi anni, soprattutto dopo il Covid, vivono un momento di difficoltà. Dal nostro lato, come Nazione Futura, vogliamo però porre anche l'attenzione sulla necessità da qua ai prossimi anni di continuare nella costruzione di una classe dirigente, che è un aspetto estremamente importante, e la nostra associazione vuole proprio portare delle nuove figure in ambito giovanile e non solo, che possano dare un contributo a quella che è la classe dirigente del futuro abruzzese del centrodestra. In Abruzzo ci sono tutti gli ingredienti per far sì che questa associazione possa comunque continuare il suo lavoro. L'Abruzzo ha un terreno veramente fertile nell'ambito della cultura di centrodestra. E pensiamo appunto anche attraverso lo sviluppo che sta avendo l'associazione a livello regionale di poterci consentire appunto di dire la nostra parola e di sostenere attraverso Nazione Futura questo pensiero conservatore che si sta formando anche a livello nazionale ed europeo. Il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, scende in campo e sfida l'uscente Angelo Caruso per la presidenza della provincia dell'Aquila. Lo stesso Giovagnorio ha spiegato i motivi che lo hanno portato alla candidatura nel servizio a cura della redazione di Infomedia. Non ho potuto negare la mia disponibilità alle sollecitazioni innanzitutto del sindaco di Avezzano. Avezzano è il nostro capoluogo e quindi anche ad una serie di sindaci con i quali ci conosciamo bene, con i quali abbiamo ottimi rapporti. Naturalmente non la vedo molto come sfida assolutamente, perché io ho una stima immensa dell'attuale presidente della provincia e non posso che dirne bene del collega sindaco di Castel di Sangro,
Angelo Caruso. E quindi adesso però ho dovuto rispondere anche alle sollecitazioni di altri colleghi sindaci e quindi siamo in ballo per questa partita. Io sono un candidato civico, lo sono fin dal momento in cui mi sono presentato 5 anni fa e poche settimane fa di nuovo qui a Tagliacozzo, quindi coloro che pensano che nelle politiche europee che dovremmo andare ad affrontare con il PNRR volessero accondiscendere ad un discorso comune, sono naturalmente ben disposto ad ascoltare, così come il gruppo di sindaci che si è stretto intorno a me. Non parlerei molto di un rinnovamento, in quanto sicuramente in questi ultimi anni la provincia ha vissuto dei momenti dovuti alla legge del Rio, eccetera, quindi di riorganizzazione e di difficoltà anche, quindi chi ha retto le responsabilità provinciali è andato incontro a tante difficoltà. Adesso c'è bisogno sicuramente di un altro discorso, di un discorso diverso, perché andiamo incontro a progettualità diverse e ad occasioni diverse derivanti appunto da questa politica di riorganizzazione internazionale che è diretta naturalmente dall'Europa e è gestita a livello nazionale con il PNRR. A Pescara il capogruppo in consiglio comunale dell'UDC, Massimiliano Pignoli, ha presentato un progetto dal titolo UDC in tour per i quartieri, un modo che vorrebbe essere di ascolto ai cittadini. Vediamo. Consigliere Pignoli, questa mattina in conferenza stampa presentate questo interessante progetto UDC in tour per i quartieri di Pescara. Andrete ad incontrare i cittadini e ad ascoltare le istanze della cittadinanza? Sì, siamo al giro di boa, come si usa dire, quasi a metà mandato, per cui è necessario, come si prevede qualche rimpasto in giugno, è necessario fare anche una roadmap all'interno dei quartieri. Quindi io, il consigliere, l'amico Berardino Fiorilli, con l'assessore di inizio che rappresenta l'UDC in giunta e ha la delega all'ascolto del disagio sociale, nei prossimi giorni ci recheremo nei vari punti del quartiere, partendo da quelli più disagiati, quindi via Lago di Borgiano, via Lago di Capestrano, via Caduti per Servizio, i Colli, Zanni, Marina Sud, Marina Nord e perché no anche il centro, per cui per verificare lo stato dell'arte della situazione, sia per quanto riguarda l'aspetto relativo al sociale, che a noi c'è tanto a cuore, sia anche per quanto riguarda l'aspetto dei lavori pubblici, della viabilità, della ordinaria manutenzione per quanto riguarda la potatura delle piante, eccetera. Quindi, come dire, è la politica che si avvicina al cittadino. Noi abbiamo da sempre avuto come finalità questo tipo di indicazione, anche rispetto all'azione politica che svolgo quotidianamente all'interno del mio ufficio come ascolto e aiuto alle persone bisognose. Questa volta interverrà il collega Berardino Fiorilli e l'assessore Vinicio, che rappresenta, come dicevo prima, l'UDC in giunta e che ha la delega all'ascolto e sociale, perché poi ovviamente nel redicendo bilancio del 2022 sicuramente potremmo apportare, sentiti i cittadini, delle modifiche ulteriori. Ma direi che questo deve essere un legame costante e quotidiano, e di fatto lo è, ma qualche volta è necessario andare incontro alle esigenze della città, cioè scendere, uscire dal palazzo, non soltanto accogliere nel palazzo. Lo facciamo direi quotidianamente, perché ognuno di noi vive la città, Pescara è vissuta, ogni giorno la giriamo fondamentalmente, ma è importante farlo anche in maniera più istituzionale, quindi fare delle visite mirate ad occhio in modo tale che anche il cittadino che magari non riesce ad incontrarci per varie ragioni può rappresentarci quelle che sono le istanze. Credo che questo sia un utile contributo alla Giunta, a tutto il Consiglio Comunale, per portare quelle istanze che provengono dalla città e che sono poi rappresentate in Consiglio Comunale. Gli angoli più suggestivi del centro storico di Teramo sono stati lo scenario ideale per letture itineranti degli studenti del Liceo Milli, all'iniziativa dal nome Liberiamoci, giunta alla sua 8ª edizione, è intervenuto anche il sindaco Gianguido D'Alberto. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. Il centro storico di Teramo torna a rianimarsi grazie agli studenti del liceo Milli, che hanno ideato e realizzato un itinerario di letture nei posti più suggestivi della città. Libriamoci è un'iniziativa che è giunta alla sua 8ª edizione, un momento di cultura e fascino, tutto da gustare. Come
Come avete avuto l'idea di questo progetto? La nostra scuola già ha partecipato a vari progetti riguardanti la lettura. Ad esempio l'anno scorso abbiamo organizzato il book trailer Milli Caffè. Sicuramente Libriamoci è una delle attività più importanti perché si svolgono da tanti anni appunto in diverse scuole d'Italia. E l'idea è partita sicuramente dai nostri docenti, ma noi ragazzi siamo stati subito emozionati di partecipare perché siamo tutti appassionati comunque per la lettura e è un'occasione per mettersi alla prova e anche per superare le proprie timidezze. Che brani avete scelto? Diversi brani da libri che ci hanno colpiti e ci hanno emozionati e speriamo che attraverso le letture possiamo trasmettere le stesse sensazioni che abbiamo provato noi nei confronti dei passanti che stanno ascoltando. Una volta un uomo si mise in testa di rubare il Colosseo di Roma. Voleva averlo tutto per sé. Alla lettura della favola sul Colosseo di Gianni Rodari in Piazza Martiri assiste anche il sindaco Gian Guido d'Alberto. Teramo il suo Colosseo ce l'ha e come? È il teatro romano che aspetta però da secoli di essere recuperato. Rodari parla del Colosseo, ma Teramo ha il suo piccolo Colosseo. Quando potremo tornare a viverlo questo teatro romano? Mi sento di dire prestissimo, prestissimo partiranno i lavori, io ho già detto entro la fine dell'anno, sarebbe un risultato straordinario e dopo tanti annunci, dopo tante promesse ci siamo, quindi iniziamo con la rimozione dei due palazzi e quindi il vero obiettivo è restituire alla città quella che è un'opera fra le più belle della regione e non solo, quindi Teramo ripartirà dal suo teatro romano e dalle sue bellezze, fermo restando insomma, che la bellezza è va rivolta al nostro futuro, è meravigliosa questa piazza, con i ragazzi di tutte le età, perché abbiamo sia i bambini delle scuole primarie che i ragazzi delle scuole superiori che hanno offerto questo momento di lettura nel progetto Libriamoci. Ecco, bellezza nella bellezza, Teramo riparte. E ora lo sport con il calcio di Serie C, il Pescara continua a preparare a Silvi la trasferta di domenica e Auteri dovrebbe affidarsi di nuovo al 4-3-3. In rialzo le quotazioni di Clemenza che potrebbe prendere il posto di un Galano non proprio al 100%. Andrea Costantini. Meno due alla gara del Mannucci di Pontedera, una partita che dovrà sapere di riscossa per un Pescara che prova a lasciarsi alle spalle le ultime cocenti delusioni. Mancherà Memusciai squalificato. Auteri ha provato diverse soluzioni nel corso della settimana, ma alla fine dovrebbe propendere per la conferma del 4-3. Sono tornati regolarmente in gruppo stamani sia Michael De Marchi che Cristian Galano, che avevano avuto qualche problemino nei giorni scorsi. Galano proprio per questo potrebbe partire dalla panchina. Davanti Auteri dovrebbe ridare fiducia a quel Clemenza, sembrato tutt'altro che in palla nelle ultime uscite, in particolare nella sua ultima da titolare a Teramo in Coppa Italia. Anche De Marchi dovrebbe partire dalla panchina, al massimo può entrare in competizione con Dursi per una maglia da esterno d'attacco. In mediana con Pompetti e Rizzo ci dovrebbe essere Diambò a completare il trio di centrocampo. Linea 4 con Nzita, Drudi in grosso e uno tra Cancellotti e Zappella a destra. Nel Pontedera ci sarà un'assenza in difesa, quella dell'esperto argentino Especie. Nella difesa 3 troverà spazio Christian Sciba, fratello dell'ex attaccante della Vastese Henry e cugino del portiere del notaresco Clevis, in un reparto completato da Matteucci e dal Livoriano Bakayoko. Nei tre interni di centrocampo c'è il leader e capitano della squadra, Andrea Caponi, centrocampista di qualità alla sua 8ª stagione con la maglia dei Granata Toscani. Gli altri interni saranno Catanese e Barba, quest'ultimo ex del Pescara, ma solo sulla carta, prelevato dall'Atalanta nel 2015 e mandato in prestito in varie squadre. Non ha mai giocato una partita in biancazzurro. Gli esterni Milani e Perretta, davanti Benedetti a supporto del capocannoniere Magnaghi. 3-5-2 il modulo di riferimento dell'allenatore Ivan Maraia alla sua 5ª stagione consecutiva con il Pontedera. Direzione di gara affidata a Mirko Del Rio di Reggio Emilia, che non ha precedenti col Pescara, 2 sempre in trasferta col Pontedera. Vittoria con la Giana 1-3 nel 2019 e sconfitta col Como 4-2 lo scorso marzo. Domani per i biancazzurri seduta di rifinitura al mattino a Silvi e poi partenza nel pomeriggio per Pontedera con l'auspicio di un secondo blitz al Mannucci dopo quello dello scorso 19 settembre.
Dopo il pareggio nel derby, Teramo domani al Bonolis contro l'Olbia in una sfida che deve rilanciare ulteriormente la formazione di Guidi. Senza Viero, in mezzo ci sarà Fiorani e davanti dovrebbe essere confermato il tridente con Malotti, Bernardotto e Rosso. Ci dice di più Jacopo Forcella. Dopo il pareggio nel derby dello stadio Adriatico Cornacchia, il Teramo torna tra le mura amiche perché domani pomeriggio arriverà l'Olbia. In una giornata particolare, nella mattinata presentazione del nuovo organigramma biancorosso e poi nel primissimo pomeriggio l'impegno contro la formazione sarda. Il pareggio però dell'Adriatico non è dimenticato, ovviamente il tecnico biancorosso Federico Guidi dice quello è un risultato che ci deve dare, così come tanti altri, autostima per i prossimi impegni. È chiaro che noi queste sono prestazioni che ci devono aumentare la nostra autostima, la nostra consapevolezza e soprattutto ci deve dare fiducia per il proseguo del campionato. È chiaro che è sempre un pareggio, vale un punto, ma al cospetto avevamo una squadra che era costruita ed è costruita per fare un campionato di vertice e provare a vincere il campionato e ora questo entusiasmo lo dobbiamo riuscire a trasmetterlo e a riportare sul campo nelle prossime partite. Avversario ostico, l'Olbia di Canzi, che Guidi conosce molto bene. Sbaglia chi si aspetta una formazione, quella sarda, che verrà al Bonolis a fare le barricate. Conosco benissimo l'allenatore. L'Olbia non verrà qua a fare una passeggiata, verrà qua a vendere cara la pelle, è una squadra che non molla mai, anche a Siena nell'ultima partita avete l'esempio chiaro, sul 2-0 hanno ripreso la partita, sono andati sul 2-2, poi hanno perso nei minuti finali, ma in ogni partita è una squadra che non molla mai. Ha grande carattere, l'allenatore infonde questa grande sicurezza, questa grande capacità di rimanere attaccata alla partita nonostante i momenti di difficoltà. Domani è una partita difficile. Nel Teramo out Bois, non giocherà Perucchini, che per Guidi non è ancora pronto. Ballottaggio, Agostino Tozzo in porta con il primo avvantaggiato sul secondo, così come in mediana dove Fiorani sembra favorito su Lombardo per sostituire lo squalificato Federico Viero. Domani ci sarà la presentazione, ci saranno tantissimi. Ci sarà un bel clima di festa e un'atmosfera particolare allo stadio, questo noi lo sappiamo, ma questo deve essere per noi motivo per dare e per fare qualcosa in più, non qualcosa in meno. La nostra testa, la nostra concentrazione, la nostra responsabilità è solamente orientata verso il campo. Noi domani abbiamo una partita che è estremamente complicata contro un avversario difficile da affrontare, e soprattutto una partita estremamente importante in chiave classifica. L'amministrazione comunale di Pescara ha ufficializzato questa mattina la candidatura della città per ospitare i Giochi del Mediterraneo Under 23 di atletica leggera che si terranno nel 2022 e anche per ospitare gli Europei Master di atletica leggera nel 2023. Presidente, Pescara si conferma sempre più una città vocazione sportiva, c'è questa candidatura per i Giochi del Mediterraneo di atletica leggera Under 23 del 2022 per i campionati Master 2023. Sì, sono due importantissime manifestazioni per cui la città di Pescara, la società Runners si sono candidati per l'organizzazione, si continua nella tradizione di grande sport a Pescara, in questi ultimi anni ci sono stati tantissimi eventi di importanza e sicuramente importante per la promozione della nostra zona, del nostro territorio, ma è anche un aspetto economico da segnalare perché specialmente nei campionati italiani e europei master ci saranno migliaia di atleti che verranno da tutta Europa e quindi con un impatto promozionale ed economico per tutta l'area importantissima. Ci sarà una agguerrita concorrenza per ospitare queste manifestazioni, però Pescara può vantare un'impiantistica di primissimo livello che risale
ufficiale già dai giochi del Mediterraneo del 2009. Diciamo che Pescara ha sempre ospitato manifestazioni di atletica di altissimo livello, tantissime edizioni dei campionati italiani delle varie categorie, ultima quella del 2019, i campionati italiani assoluti, che ha visto una partecipazione di pubblico mai vista per una manifestazione di atletica, e la ripresa da parte di Rai Sport per tutte e tre le giornate per 12 ore di diretta. Quindi è una piazza importante con grosse tradizioni nel mondo dell'atletica, in grado di supportare e sopportare un'organizzazione così importante, che spero venga assegnata a Pescara nonostante la concorrenza di altre città importanti. E solo una settimana fa abbiamo ufficializzato il ritorno del Giro d'Italia dopo 9 anni, e oggi siamo qui per ufficializzare la candidatura della città di Pescara per i Giochi del Mediterraneo Under 23 di atletica leggera edizione 2022, ma non solo, ma anche gli Europei Master 2023, quindi un grande successo per la città di Pescara. Sicuramente Pescara ha gli impianti e le strutture adeguate, sul tema siamo prontissimi, considerando che nel 2009 abbiamo già ospitato i Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia, avendo un ottimo risultato, quindi non abbiamo nessun dubbio, non abbiamo paura, abbiamo già superato una selezione durissima e quindi siamo ben predisposti e pronti, e ho la certezza che ce la faremo. Era l'ultima notizia, i servizi che avete visto sono a disposizione sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. Grazie per averci seguito, una buona serata.